Antonio Gavettini, il tecnico incaricato di fare questo censimento e la valutazione di stabilità degli alberi. Per questo studio mi sono avvalso del dottor Marco Muccini, anche lui forestale, con cui collaboro da tanti anni, da 8 anni per esattezza. Prima di arrivare qui ho avuto esperienze di valutazioni nella città di Prato, a Campi Bisenzio, a Empoli, a Messina, Palermo, Roma. 8 anni fa abbiamo valutato 70.000 alberi. Probabilmente se ci avessero seguito un attimo, quello che sta succedendo non sarebbe successo, perché di tante piante noi avevamo purtroppo valutato la non corretta stabilità, poi col tempo piano piano sono venute giù, insomma, c'è nulla da fare. Allora, indubbiamente quello che io sto facendo non è una scienza esatta, questo sia chiaro, è una valutazione su quelle che sono le possibili, in base alle caratteristiche che ha una pianta, la sua capacità di garantire una minima stabilità perché le persone che hanno a che fare con queste piante possano essere tranquille. Il mio lavoro sussiste in due tipologie sostanzialmente: valutare se una pianta ha quelle caratteristiche di stabilità richieste perché le persone e le cose non subiscano rischi quando vengano a suo contatto, valutare se una pianta è in condizioni vegetative o fitosanitarie tali da garantire una sua presenza, la possibilità di poterci spendere soldi, continuare, perché voi sapete che con le potature si spende, ma se le piante sono finite non ha senso questa cosa, e quindi dare un consiglio su come proseguire. Altre piante, poi le incontreremo più avanti, sono piante che ora non ce l'ho, fanno parte della seconda parte principalmente, che effettivamente sono state messe in posti in cui non, sotto i balconi, tanto per capirsi, ecco, e quindi effettivamente però le piante non sono pericolose, non stanno morendo, e quindi si dà una valutazione diversa, si dice guarda, una pianta che non presenta più quelle caratteristiche però morfologiche, come possono dire, di paesaggistiche, che sono mali, però esulano dal mio lavoro. Allora, che è successo? Non lo so. Che è successo? Perfetto. Allora, che cosa abbiamo fatto? Allora, il metodo che praticamente l'indagine è stata fatta attraverso la VTA, vuol dire Visual Tree Assessment, cioè una valutazione visiva delle caratteristiche della pianta. Per molte di queste piante è stato fatto anche l'indagine strumentale, perché con l'indagine strumentale si vede cosa succede dentro il legno, cosa che io posso percepire attraverso la battitura del martello in relazione a come il legno risponde. Io so che capisco che il legno è intero, il legno è vuoto oppure il legno è marcio. Non tutte le piante rispondono allo stesso modo, ovviamente il concetto di tamburo poi senza essere tanto, però effettivamente valutare poi quant'è questa cavità, quant'è questa parte alterata all'interno di un albero col martello diventa problematica. Abbiamo utilizzato uno strumento, poi dopo c'è una lunga illustrazione in cui ci dice esattamente quant'è la parte sana, quindi resistente meccanicamente, non solo, ma siccome anche funzionante dal punto di vista fisiologico, e quant'è invece la parte che non funziona, cioè in parole è alterata, che non è tanto nei rapporti fisiologici della pianta. Questo è molto importante, non so se oggi, vabbè, comunque io ve lo dico poi. E sostanzialmente voi sapete bene che la circolazione della pianta, vi dico subito che l'illustrazione sarà abbastanza lunga, perché vorrei che voi prendeste visione del lavoro che abbiamo fatto, perché penso che ci debba essere questa trasmissione di informazioni con tutti, anche con la popolazione. Poi io spero che riusciate a seguirmi, sarò un po' prolisso, però almeno quelli che sono stati qui e che mi hanno voluto seguire o che hanno voluto seguirmi almeno andranno via con conoscenza di quello che è stato fatto. Allora, vi dicevo che la pianta, per quanto riguarda la parte della linfa, quindi la linfa grezza, la linfa elaborata, è tutta nella parte periferica, quindi la parte flematica, la parte cambiale, che è esterna alla pianta, mentre nella parte interna della pianta sono presenti, attraverso i raggi midollari, eccetera, eccetera, un passaggio di alimenti, però sostanzialmente la parte è morta, è strutturalmente assente da quelli che sono i processi vitali. Però voi capite che
un tubo vuoto non potrebbe portare una pianta di 40 metri. Quindi la parte interna serve per la parte meccanica della pianta ed è fondamentale che sia sana. Questi benedetti funghi, perché tanti funghi, tanti parassiti hanno le piante, voi pensate all'olmo che muore, in quel caso è una tracheomicosi, sostanzialmente impedisce il processo, cioè la reazione della pianta impedisce il processo vitale della pianta e questa muore. Invece questi funghi non impediscono i processi vitali, cioè portate molto alle estreme conseguenze qualcosa si vede, ve lo dico che ha detto, non si percepisce perché gli accrescimenti sono ridotti, eccetera, eccetera. Ma tante di queste piante che hanno questi parassiti interni, che sono, chiamano funghi cariogeni, sostanzialmente sembrano ottime, però la parte della trasmissione della linfa, i vasi sostanzialmente sono sani, sono inalterati, mentre la parte interna non ha più quelle caratteristiche meccaniche tali da poter, cioè non è più il legno, è il legno cariato, è il legno marcio che voi provate per esempio in tanti castagni quando li abbattete, castagni molto vecchi quando li abbattete voi vedete la parte interna, perché non si usa il castagno vecchio sostanzialmente, perché la parte interna non ha più quelle caratteristiche meccaniche del legno che sono utili per poter fare mobili, per fare qualsiasi cosa, nemmeno per bruciare, tanto per capirsi, insomma, ecco, alla fine. Tant'è a volte si adopera nel vivaismo, insomma, perché il legno praticamente che ha una reazione acida e quindi viene usato per tutte le piante, tipo le azalee, le ortensie, quanto più ne hanno in vita. Allora, sostanzialmente, come abbiamo già detto, la prima parte, 681 piante, sono state consegnate alla fine di settembre e le restanti, salvo decidere poi l'urgenza e altre caratteristiche, verranno consegnate entro la fine dell'anno. Allora, praticamente come si è fatto? Sostanzialmente noi si adopera una scheda in modo che tutte le piante vengano descritte in modo puntuale e al tempo stesso. Rigoroso e uguale praticamente di tutte le piante noi descriviamo l'apparato radicale per quello che riusciamo a vedere o comunque diamo delle indicazioni. Se voi passate accanto alle piante, le piante come sono messe spesso e volentieri sono messe in fondo al marciapiede, cioè la parte più distante dalle case vicino al cordolo del marciapiede e immediatamente accanto c'è la fognatura. Ora le fognature, le fogne sono lunghe, sono profonde un metro. Gli apparati radicali stanno sostanzialmente entro il primo metro e mezzo di profondità. Raramente vanno più sotto. Io sto parlando delle piante dei nostri lini. Addirittura alcune hanno gli apparati radicali superficiali, come la gran parte dell'apparato radicale dei pini, o dell'abete rosso, tanto per essere chiari, o del cedro. Sono apparati radicali superficiali, cioè stanno dentro i lini 70-80 cm cipresso. Perché? Perché chiaramente le piante si sono selezionate in determinato ambiente, noi utilizziamo tante piante, ma tante piante vengono anche da posti diversi, giusto, ci mancherebbe altro, non è che si deve essere soltanto quelle davanti, si avrebbe più o meno tre piante nei viali, insomma, diventerebbe un po' monotona a livello urbano, quindi noi dobbiamo, però ogni pianta si è selezionata nell'ambiente in cui è cresciuta, quindi sostanzialmente fra le varie cose c'è anche il suo regime idrico, cioè se a me mi piove poco e mi piove tutto superficiale, vedi dove viene il cipresso, è inutile che io abbia degli apparati radicali profondissimi, tanto non mi ci viene niente. Sui calcari di Creta, anche se siamo in altezza, anzi proprio che siamo in altezza, più facile abbia dei depositi di pioggia, così pure anche sull'Atlante dove noi prendiamo il cipresso, il cielo, tanto per capirsi, e quindi praticamente l'apparato radicale superficiale. E questo è importantissimo, che è un apparato radicale superficiale a scarsa resistenza nei confronti del vento, quindi voi vedrete, quindi se voi abbinate, è il caso non specifico del mio lavoro, però anche sempre qui il cedro, il cipresso, qua, siccome sono in verdi anche durante il periodo invernale e hanno un apparato radicale superficiale, quando arrivano queste ventate enormi di tramontana, come più spesso ci sono, tanto per capirsi, vengono giù, cascano, perché? L'apparato radicale non è sufficiente a dargli quella resistenza per poter reggere a questo tipo di perturbazioni. Allora, quindi abbiamo valutato il colletto, che è il punto finale del tronco, a pari del terreno, il tronco, il punto di apertura dei rami, che si chiama impalcatura o castello, e la chioma. Il punto difficile, effettivamente, è gli alberi molto grandi, valutare che cosa effettivamente succede in chioma.
perché sopra una certa altezza non si vede, si può fare col cannocchiale, quando c'è le foglie diventa problematico, senza foglie si guarda, però il cannocchiale è una valutazione puntuale, non è mai una valutazione completa della pianta, e questo rende un po' difficile. E poi la parte sottoterra non è valutabile, se non in casi eccezionali, come vi ho detto, perché se mi trovo con un muro di contenimento di 3 metri da una parte e una fogna che è 1 metro di scavatura, questo apparato radicale è un cordone lungo la strada e la sua resistenza a venti e altre cose è pressoché nulla, va bene? Perché tante volte noi troviamo le piante, l'ho visto 1000 volte, perché le case effettivamente creano una barriera e quindi l'albero è protetto dai venti. Altre volte ci gira male e le piante vengono giù, perché se pigliano nel corso del viale viene giù. Tanto che, ma sono cose, soprattutto con gli ultimi eventi, sono state tutte quante viste. Allora, tutte le piante sono state georiferite, che cosa vuol dire? Cioè praticamente è stato preso le due coordinate praticamente di nord, est, ovest, est, nord, e praticamente sono state posizionate su un programma che è quello sulla cartografia del comune e quindi su CAD, poi diciamo dalla georiferenziazione siamo passati al CAD, e sostanzialmente sono posizionate, quindi il comune ha tutte le posizioni di tutte le piante che noi abbiamo censite. Tutte queste hanno una numerazione interna alle strade. Abbiamo utilizzato una lettera per individuare per via della pace, la lettera A. All'interno di tutta via della pace c'è una numerazione progressiva. Gli altri comuni scelgono, quindi Firenze, altri dove abbiamo lavorato, scelgono invece una numerazione progressiva per tutto il comune. È più semplice, però al tempo stesso devo trovare una pianta e diventi matto. Invece in questa maniera sai che la lettera è Via Pace, la pianta 135 di Via Pace è abbastanza poi banale anche per il tecnico, poi la città può cercare, puoi trovarla. Allora, qui un'immagine di quelle sono le piante che abbiamo fatto, come vedete Via della Pace non è stata fatta tutta, è stata fatta successivamente e poi insomma abbiamo proceduto dopo in altre zone, siamo già a 684 piante con oggi verificate, insomma. Allora, come stanno queste piante? Allora, ora non ho portato le indicazioni, però la classe di propensione al cedimento, che si divide nella fase di rischio e nella fase di pericolo, cioè la fase di pericolo è l'effettiva possibilità che una pianta possa in qualche modo cadere, e invece il rischio è il danno che viene procurato, chiaramente dà luogo poi alla classe, da classe progressione al cedimento. Questa si divide sostanzialmente in 5 lettere. Ah no, vabbè, qui vi facevo vedere un'altra cosa, scusatemi. Ora, praticamente le lettere individuano le strade, qual è il diametro medio? Dal diametro medio si vedono due cose abbastanza importanti, ora questo un po' così. Praticamente che le vie più vecchie, i due ambienti più vecchi sono via Roma e via 20 settembre. È chiarissimo, perché sono i diametri più grandi, tanto. Anche se non esiste una correttissima corrispondenza, cioè non si può in base a un diametro di età, però effettivamente quando si accorge abbiamo dei diametri molto grossi per le stesse specie, è chiaro che queste piante sono più vecchie. Il tipo di intervento è stato, sostanzialmente si parla di piante 90-100 anni per le due vie centrali, cioè piazza 20 settembre e via Roma, mentre si parla di una 60ina d'anni sostanzialmente, con oscillazioni, per quanto riguarda le altre strade che poi sono quelli che salgono sulla miniera. La scheda a quale noi ci siamo attenuti per fare la valutazione, e poi la descrizione della metodologia. Allora, questo l'ho ben descritto tutto, qui vi faccio vedere appunto le immagini che ormai vi ho anticipato, questa è una bicicletta, non ho più perché me l'hanno rubata, e questo, ecco, molto importante, guardate, questo era un apparato radicale sanissimo. È chiaro che si abbassa la luce. Praticamente voi vedete com'è completo questo apparato radicale, però è superficiale. Vedete? Ancora apparato radicale invece buono, sano da parte di un platano su questa parte qua, non so se la vedete sulla foto, un apparato radicale invece di una pianta aveva dei problemi, perché effettivamente aveva un fomes, aveva un carpoforo, un ganoderma, e infatti se vedete bene la rottura è netta, perché questo apparato radicale era marcio. In questo caso io l'avevo visto perché c'era il carpoforo, però a volte non si vede il carpoforo, perché il carpoforo viene fuori soltanto se le condizioni climatiche aiutano. Voi siete tutti cercatori di funghi, voi siete stati, e sapete che se non piove e non fa
quei X di temperatura i funghi non mettono fuori il loro corpo fruttifero, che è quello da cui si riproducono attraverso le spore. Quindi praticamente se non c'è questo non ci sono i corpi fruttiferi. Alcuni corpi fruttiferi sono perennanti, come nel, mentre altri sono annuali. Nel caso del Ganoderma sono, del Fellinus sono pluriannuali, invece nel caso del Ganoderma e dell'Himenotus, che sono i due funghi spesso più problematici per quanto riguarda le nostre piante, invece si parla di funghi con carpofori annuali, quindi praticamente vengono fuori, fanno il loro giro e poi dopo si staccano, marciscono e non ci sono più. Quindi nel caso specifico non era possibile. Sono cose, io, queste fanno parte di un... l'inclinazione è molto importante da valutare, perché chiaramente una pianta messa in queste condizioni ha più facilità a cadere rispetto a un'altra. Comunque, si procede con indagini successive, no? Come vi ho detto, però nel caso specifico noi siamo andati, abbiamo cercato di fare le cose abbastanza insieme, tanto io avevo già fatto un primo, una prima, avevo già visto di che cosa si trattava e quindi secondo me era necessario fare questa indagine strumentale, che ovviamente è un onere in più, però è una sicurezza in più per il committente, nel caso del comune, per voi soprattutto. Allora, si usano tantissimi strumenti, come vi ho detto, uno è per prendere l'altezza, la macchina fotografica è abbastanza importante, poi il martello a testa di gomma e poi il metro rigido per valutare anche quanto sono profonde le cavità quando si riescono, e l'inclinometro per capire la pendenza. Considerate piante che superano i 15 gradi di inclinazione rispetto all'asse principale, sono l'asse perpendicolare, quindi formano un angolo fra l'asse perpendicolare e l'inclinazione della pianta, sostanzialmente superiore a 15 gradi, sono a rischio caduta, soprattutto se ci sono dei movimenti al piede. Si chiama sollevamento di zolla sostanzialmente, generalmente c'è una parte che tende a sprofondare e una parte che tende a rialzare. In quei casi lì bisogna procedere all'abbattimento. Non è, si è verificato molto spesso, qui forse si è verificato una volta o due, ma non di più. E poi il dendrodensimetro, che è questo strumento che ci permette di capire come sta la situazione delle piante al suo interno. È molto importante, molto utile, non è pericoloso, si tratta di un aghetto di 4-3 mm di diametro che entra all'interno della pianta. Ora se vi faccio vedere le immagini, questo è lo strumento, forse qualcuno ci ha visto al giro per il paese, l'avrà anche visto. Vado per il mio collega Marco, qui praticamente questo è uno strumento che riesce a entrare quando va bene 40 cm all'interno della pianta e registra, questa è la punta, e registra, vedete, praticamente quali sono le oscillazioni. Chiaramente non è che c'ha un andamento lineare, ha un andamento oscillatorio. Perché? Perché chiaramente voi sapete che il cerchio delle piante, il cerchio annuale delle piante dei nostri climi si compone di una componente con vasi molto grandi, che è quella primaverile quando piove, e poi di una ripresa alla ripresa vegetativa autunnale di un piccolo pezzettino, una corona ulteriore crescita, però che ha vasi piccoli, e sono le famose cerchie annuali per cui noi riusciamo a contare gli anni delle piante. E chiaramente cosa fa? Praticamente ha un'oscillazione, penetra molto bene nel cerchietto nella parte annuale ed è primaverile, e invece poi ha un picco di resistenza nella parte. Che cosa succede quando, vedete, poi le perforazioni possono essere fatte anche in quota, in questo caso non ce n'è stato bisogno, e voi vedete come risponde. Questo è un albero in via Mann, che lo vedete è bellissimo, ha avuto ora una potatura non corretta, ve lo dico subito, perché il grosso problema delle piante di abbadia, almeno per le piante centrali, quelle accanto agli abitati, è stata la potatura, è stata eseguita nel corso degli anni. Niente di male, non è che è una cosa eccezionale, veniva fatto così in tutta Italia. Io l'ho trovato da Bologna fino alla Sicilia, cioè praticamente venivano messe queste piante, quando si accorgevano che i rami davano noia, indipendentemente da quanto fossero grandi, venivano tagliate, e quindi chiaramente in questi tagli si vanno a formare le carie, cioè, e arrivano questi funghi. La ferita è molto grande, non riesce a isolare il fungo, e praticamente questo penetra, crea la cavità e viene scorrendo. Su queste branche cave si sono infilate, si tenderebbe a far crescere questi grossi secondi alberi, sostanzialmente fusti, e questo pone queste branche ormai indebolite, perché ovviamente non hanno
la resistenza meccanica necessaria con questi getti, a volte possono essere anche 20 metri, 30 metri, se si lasciano fare 20 metri tutti, e quindi chiaramente a rischio caduta. Comunque, ora si sta parlando d'altro, e se voi guardate, finché la pianta resisteva bene, al momento in cui la pianta non ha più resistito perché c'è una cavità, si è formato questo, c'è un cedimento, e praticamente ci dice che a questo punto o c'è un vuoto o c'è una o c'è del legno alterato. Come vedete, tutti i profili, quindi abbiamo fatti tre. Da come è posizionato, qui è il punto di ferita, da come è posizionato la lunghezza praticamente la parte sana, si riesce a stabilire qual è il vuoto, praticamente, o la zona alterata all'interno della pianta. Qui siamo in un'alterazione che è superiore al 50% e la pianta è a rischio, se non oggi procedere di questa alterazione la metterà entro brevissimo tempo ad essere veramente a rischio caduta. È un punto importante di abbadia, ci passa tantissimo traffico, ci passa tantissime persone. Onestamente io riterrei, nel caso specifico come in altri, vedremo dopo, che la pianta debba essere sostituita. Io do il consiglio di sostituzione, poi ovviamente. Qui ancora vedete il foro che è stato fatto. Il primo foro è stato fatto direttamente in ferita, non ha trovato legno resistente, lo ha trovato invece alcune misure, non l'ha trovato l'ultima misura. Praticamente ricostruendo, questa pianta ha una cavità di questo tipo. Spesso e volentieri, questa è importante, questa è al piede, questa cosa. Mentre già in alto c'è un'altra cavità che è data proprio dalla soppressione di una branca. A volte questo è un taglio, lo si vede bene perché è netto. Quando invece c'è stato uno sbrancamento, cioè per esempio una rottura di una branca perché è pesata, non è così regolare e prosegue anche in parte lungo il fusto. Comunque, perché questo? Perché chiaramente queste piante erano messe troppo dense, 5 metri, 6 metri una dall'altra, e soprattutto a 3 metri, 3 metri e mezzo, un metro le fabbricate. Allora, un tiglio, un ascio di monte, un ipocastano, sono tutte piante che arrivano a 30-35 metri di altezza. È stato un errore, sostanzialmente, cioè sugli Champs-Élysées ci sono, o anche da altre parti, sugli Viali Firenze ci sono, o su via di Trastevere a Roma o altre parti, ci sono i platani che praticamente sono della stessa altezza, insomma, come le tigli, degli asceri di monte, forse poi stanno un po' più piccoli, però sostanzialmente hanno 10 metri da fabbricare. Quindi piante che hanno un diametro, se voi avete presente, ora il tiglio in bosco si trova tolto il leonazio, ma poi non è che se ne trovi tanto, il tiglio nei nostri boschi non è così diffusissimo, però l'ascio di monte c'è tanto. Se voi avete presente com'è un ascio di monte, con un faggio, se voi lo tenete isolato in un prato, cioè una pianta c'ha 20 metri di diametro, chiaramente vuol dire che deve avere almeno 10, per poter vivere tranquillo deve avere 10 metri per arrivare alle case. Cioè, ricordatevi, le potature sono un punto importantissimo, le vanno fatte, eccetera, eccetera, però non è che si può pensare di gestire un'alberata se è sbagliata nell'impianto con le potature, perché non si risolve nulla, sostanzialmente. Cioè, la si risolve soltanto se si fanno delle forme estremamente costrette, che risiedono poi, che ritornano alla testa di salce. Non so se l'avete mai visti, questi tigli tenuti bassi, con questi rami che si allungano, e queste grandi stone vengono chiamate teste di salce o teste di gatto in fondo, in cui praticamente ogni due anni, che poi è quello che viene fatto anche nei salici, sostanzialmente viene tagliato i getti dell'anno o di due anni, finalmente dell'anno, per fare poi quello che poi serve per legare tutto ciò che si può legare col salice, e quindi praticamente si formano queste teste in cui praticamente c'è tutto il meristema per cui riparte l'attività vegetativa, quindi le gemme, eccetera, eccetera, e sostanzialmente è un sistema in cui venivano utilizzate tantissimo per tenere i viali alberati, soprattutto di scuola francese, ma insomma è frequente anche da noi, non è che siano soltanto un trappe. Questa poteva essere una soluzione, però vuol dire potare tutti gli anni, potare ogni due anni, cioè la pianta non soffre, perché si formano praticamente come se venissero a crearsi 4-5 nuvole di meristema, indipendente da quello che è la struttura dell'albero, e praticamente di lì riparte. Un po' quello sarebbe un po' una sorta di cieco, confuso, tanto per capirsi. Allora, che è poi quello che praticate tranquillamente nei castagni,
no? Sono cieli, quindi voi i castagni, vi tolto le zone, i boschi di produzione di castagna da frutto, i frutti di castagna, cioè le castagne, il resto sono tutti cieli. Praticamente è la stessa cosa, non è che cambia molto, è una rinnovazione vegetativa dislocata in varie parti. Però chiaramente tutte queste piante che invece dovevano essere arrivate a pianta, a albero, non potevano starci, non c'è nulla da fare. E quindi sono state fatte queste potature. Potature magari fatte quando c'erano i soldi, senza una programmazione, ma è una cosa normalissima, la facevano tutti, cioè non è un problema della patria, come vi ho detto. Hanno fatto tagli grossi e questi hanno portato a queste realtà. Quindi tanti dei problemi delle piante di abbadia, ma guardate, non solo di abbadia, sono nel castello, cioè praticamente nel punto o nei rami, perché poi i castelli via via sono stati alzati e c'è stato questo problema. Quindi queste care, voi guardate in alto, ci sono in vari punti della pianta le care che sono in queste situazioni. Ancora vi facevo vedere questo in via Serdini, c'è stato queste, vedete, queste grosse ferite sulle piante, e in questo caso ci sono proprio pochissima resistenza, cioè praticamente rimane un anello piccolissimo vegetativo intorno e dentro si è creato. Ma questa è una ferita invece, in questo caso probabilmente o si è rotta una branca o c'è stato un urto, probabilmente una branca, comunque in questo caso c'è stata la rottura. Vi faccio vedere alcune cose che, ecco, un altro dei danni invece è stata l'incapacità, soprattutto negli aceri, negli ipocastani, di reagire alle potature. Cioè il tiglio è una pianta estremamente plastica, ha un vigore vegetativo sconvolgente e la pianta sostanzialmente, che anche in condizioni ottimali deve essere usata più frequentemente perché ha una capacità vegetativa veramente incredibile. Io non so se voi avete visitato dei boschi in cui ci sono i tigli spontanei. Ecco, il tiglio spontaneo spesso e volentieri voi lo trovate già acceppato, perché ha una capacità vegetativa enorme, si comporta ributtando sulla ceppaia tantissimi polloni. Trovate la pianta singola, sì, però spesso e volentieri trovate polloni che vengono da piante non toccate, si comporta per certi versi come i noccioli, non so se ci avete presente il nocciolo, in natura, quindi ha una capacità vegetativa sconvolgente. Ancora, andando avanti, voi vedete che queste piante sono completamente finite, sì, non hanno più, sì, queste potature fatte chissà quando, cioè praticamente non sono cresciute niente. Questo è l'altro, cioè, mentre la pianta pericolosa con grandi cavità al piede, perché ha grandi cavità al piede, è una pianta pericolosa che va eliminata perché c'è veramente il rischio che crolli e possa far del male alle persone, come le piante molto inclinate. Però come le piante molto inclinate voi ne avete pochissime, se non veramente, tipo l'ho vista oggi, ma aveva tutti altri problemi, non era certo l'inclinazione che creava problemi. Ecco, però queste situazioni che in alcuni casi sono pericolose perché si può staccare queste branche e magari non uccidono, però se ci passa una macchina a 50 fa danno, ve lo posso assicurare, tanto. Mentre, però, soprattutto in alcuni casi, queste alterazioni non sono tali da mettere a rischio la struttura e il cedimento della pianta, cioè la struttura stessa, la conservazione della pianta, ma soprattutto sono piante finite, a fine ciclo, cioè praticamente una pianta che si ricopre di questi carpofori tremetes in questa maniera è una pianta che non ne può più. Quindi è l'altro punto, signori, questa pianta è arrivata a fine ciclo, non ci spendete più soldi, sostituitela. Ecco, praticamente sono questi due i punti su che noi eravamo chiamati ad assolvere e questo è stato il nostro lavoro. Niente capo nel punto di castello, cioè, che si fa qui? A me mi fa anche un po' senso, se devo essere sincero. Cioè, le piante sono belle, ma quando sono abbastanza sane, abbastanza intere, quando devono essere in questa maniera qui, piene di cavità, piene di cari, piene di funghi, piene di marciume, cioè, boh, so qual è la loro funzione, ma non soltanto estetica, ma anche la loro funzione ecologica, perché la pianta non ha soltanto una funzione estetica, non ha soltanto una funzione di come posso dire, di rendere più bella la giornata, ma ha delle funzioni ecologiche importanti, assorbe le polveri, cioè soltanto non è che assorbe, assorbe, cioè praticamente trattiene le polveri a livello della foglia, ha la funzione di mitigare il clima, quindi sotto le alberate, qui c'era agosto, si stava molto meglio che non durante il periodo, che non a pieno sole, quindi ha una funzione indubbiamente di stemperare quella che è l'isola di calore di ogni centro urbano.
molto più forte a livello di città, però nel suo piccolo, anche un agglomerato robusto come è quello di Abbadia, ha la sua isola di calore. Quindi, va bene, queste sono le classiche posizionamenti, rischio e pericolo, ve l'ho già detto, sto andando, mi sono portato questo. Che cosa è successo? Noi abbiamo visto 381 piante, abbiamo visto che in classe A, cioè delle piante giovani, ce n'era 6, in classe B 4, in classe C, che è una classe tutto sommato importante, però è una classe che comunque va sempre rispettata, nel senso che annualmente queste piante andrebbe visto dove vanno, tanto per capirsi. Poi c'è una classe CD, ma sostanzialmente la classe CD non vi traga in inganno, nel senso io l'ho utilizzata sostanzialmente perché vanno potate, perché le piante che a questo punto sono, non sono più potate da tanti anni, possono, qual è il loro rischio? Non è certo di cadere, poi in alcuni casi potrebbero anche cadere, ora però a memoria mi sembra non ce ne sia. Sostanzialmente si può staccare un ramo, è un ramo che si stacca da 7-8 metri d'altezza, soprattutto di diversi quintali, può creare problemi, ecco perché in CD. Queste piante una volta potate ne rimarranno pochissime in classe CD e sono quelle che hanno delle cavità all'interno sostanzialmente o in chioma talmente estese, ma non tanto estese da poter giustificare l'abbattimento. Quindi praticamente che cosa? Si chiede al comune, queste piante che d'altro canto ha censiti, messe su carta e tutto quanto, un occhio di riguardo, cioè queste piante vanno controllate per vedere che i fattori per cui le hanno poste in CD non vadano ad aumentare. Poi ci sono una pianta in questo caso ridotta a Moncone, cioè è una pianta su via Pozzi, praticamente non c'è rimasto nulla, è una pianta marcia, c'era un ciuffetto e praticamente dalle va, io non so, onestamente, no, si vedono, queste cose, però rimango sempre sorpreso di questa faccenda. Sì, la classe D invece sono le piante che non sono più sicure. Tra queste ci sono anche le piante che sono arrivate a fine ciclo e che sono, hanno queste teste di salice, le teste castelli talmente mal ridotte, volevano anche che si originano quei castelli successivi, talmente andati, e praticamente queste piante sono a fine ciclo, non sono più capaci di dare una vegetazione abbia un senso a questo nome, cioè praticamente avranno dei ricacci veramente infinitesimi, la potatura costa perché le potature non le regalano, perché c'è gente che lavora in quota, ci vogliono le macchine e quindi una potatura ha dei costi, quindi ritengo che sia un po', io sconsiglio di spendere dei soldi su delle piante che sono arrivate ormai in fondo al proprio ciclo, quindi consiglio una loro sostituzione. Quindi cosa c'è? Su 381 piante, considerate che questa è la prima volta che viene fatta l'inventario su piante che non hanno meno di 60 anni, quindi sostanzialmente con piante che non sono più giovani. E praticamente, e qui viene, praticamente su 37 piante si consiglia l'abbattimento e la sostituzione di più piante, perché non sono soltanto, cioè non è che ne viene messe 37, nel corso del tempo altre sono andate via, quindi si consiglia di rimetterne altre, quindi sostanzialmente molto probabilmente si andrà intorno a una sessantina di piante, penso che abbiate fatto conti, insomma, non credo ci si fermi, cioè assolutamente non ci si ferma a 37. Di queste 19 sono da abbattere necessariamente, le altre fanno parte di quel discorso che io consiglio, perché non sono più piante su cui merita investire, perché sono arrivate in fondo. Qui sono in varie discussioni, 333 piante sono da potare, di queste sostanzialmente si ritiene che la potatura debba essere urgente, per altre no. Molte piante si dovrà procedere come la potatura è stata fatta fino ad oggi, che è una potatura, si dice, per tagli internodali, cioè sostanzialmente è la speronatura, più o meno bella, più bene fatta, più, insomma, però sostanzialmente si tratta di lasciare uno sperone vegetativo da cui riparte poi la pianta. Invece per altre piante si consiglia un cambio. L'avete vista la pianta, la prima, quella di Mianman, lì è stato fatto un intervento intermedio, cioè sostanzialmente non è stato portato a fondo. Non si può fare in quella maniera, io non so chi l'ha fatto, non me ne importa niente, cioè ve lo dico per farvi capire a voi, ma siamo a discutere. Sostanzialmente, quando si vuole cambiare potatura, bisogna avere anche rispetto di quello che è la parte che è sotto, perché se la parte che è sotto resiste, non ci sono problemi.
ma se la parte che è sotto ha delle problemi, bisogna o farcela arrivare o comunque tenere la pianta in condizione di non appesantire troppo la chioma. In questo caso cosa bisogna fare? Continuare con l'intervento che è stato fatto, eliminando una parte delle branche lasciate, e sulle branche lasciate fare dei tagli di ritorno, cioè quindi un diradamento nel punto di inserimento, perché per nodale si intende intervenire nel punto in cui c'è una praticamente dal tronco si passa alla branca di primo ordine, dalla branca di primo ordine si passa alla branca di secondo ordine, cioè nel punto in cui c'è la maggior quantità di meristema, e che sono questi punti di cambio, dove c'è la cumulina, perché questi punti sono quelli più che più facilmente riescono a cicatrizzarsi o comunque a impedire la penetrazione del fungo, perché noi abbiamo timore di questo sostanzialmente. Allora, arrivare a una certa altezza e portare via la parte superiore e lasciare dei rami laterali, in modo che la pianta possa svilupparsi senza raggiungere altezze di 30 metri, quando soprattutto quello che lo regge non lo può reggere, questo è molto importante perché si stroncherebbe, e in questo modo si ha armonica una pianta però contenuta in piccole dimensioni. Ma per arrivare a questo ci è voluto una quantità infinita di anni per arrivare a concepire degli interventi di questo tipo, perché sennò normalmente gli interventi sono quelli che voi vedete, oppure, e questo è importante, ogni potatura crea delle ferite, ecco perché oggi l'arboricoltura consiglia di inserire in un posto una pianta non solo efficiente dal punto di vista autoecologico, cioè di quelle sono le proprie caratteristiche di necessità d'acqua, di resistenza al freddo, agli elementi minerali, quindi la necessità di quello che vuole prendere come elementi minerali, eccetera, eccetera, ma anche una pianta che possa inserirsi in quel determinato spazio. Cioè è inutile mettere un pino domestico in un cortile di una casa che è 4 metri, perché o entra in casa o non avete un pino domestico. Stessa cosa, un tiglio a 3 metri dalle case non ha senso. Quindi bisognava intervenire diversamente. Quando è stato fatto, innanzitutto non si aveva concezione che un viale alterato avrebbe resistito probabilmente 60 anni, si metteva, appunto, basta, ma così è normale, non c'è niente. Col tempo abbiamo capito che si può, si deve intervenire diversamente. Poi c'è, e quindi c'è, per molte piante si consiglia, dove le piante lo meritavano, erano abbastanza sane, quindi per esempio via Serdini, ma addirittura anche potature diverse, avete visto come sono fatte queste vie che sono state censite, magari si apre un giardino privato, si apre uno slargo perché c'è un piccolo parco pubblico, perché magari le case si arretrano perché c'è il giardinetto in fronte, in questi casi si può, si deve fare una potatura che rispetti l'armonia della pianta. Invece nel caso in cui le piante sono completamente a ridosso e fabbricati, bisogna intervenire con le potature che sono sempre state fatte, magari con un po' di criterio, evitando tagli grossi, ma si può fare tranquillamente, cioè non aumentare le sezioni di taglio, perché aumentare le sezioni di taglio, quindi sostanzialmente si considera il limite, diciamo, da 6 a 10 cm. Ora, vi siete abbastanza fortunati, il clima probabilmente abbastanza rigido ostacola, da quello che empiricamente mi è sembrata a me la penetrazione di questi patogeni, la crescita di questi patogeni, quindi si può tagliare anche a 8-10, se no si dovrebbe tagliare tra 6 e 8, questi sono i consigli che vi do. Quindi sostanzialmente ritornare sulle chiese senza fare grandi tagli, a meno che non ci siano, come si sono trovate, ma non tanto diffuse, branche deperienti. Cioè poi cosa succede? L'ascio di monte, il tiglio, l'ippocastano sono piante di luce, tollerano una mezza ombretta, ma insomma che non sia tanto insistente. Le branche che rimangono sotto, i rami che rimangono sotto la chioma, piano piano deperiscono perché hanno finito la loro funzione, cioè non servono più a nulla. È famoso, se voi andate in un bosco, addirittura di faggio, ma anche di cerro, di castagno meno perché viene a turni più brevi, insomma prendiamo queste due fagace, diciamo, un pochino più autoctone, un pochino più meno domestiche. Se voi andate dentro un bosco di via che cresce, fa tanti rami che seccano, che cadono, è l'autoputatura, e va benissimo, ci mancherebbe altro. Quella, siccome quando casca il ramo si è già formata la cicatrizzazione, va bene, grazie all'ascio psissico, psissico, sostanzialmente questo non c'è problema, però in città questo non va bene, perché se cominciano a cascare rami, finché sono veramente 2-3 cm pace, comincia a cascare robetta, è sempre piccina, ma sono 5-6 cm, cambia. Io e lui eravamo a fare una
valutazione in quota, si toccò un ramo secco, questo cascò, passò la macchina, spaccato il vetro. Era un ramo saltato, sì. Tanto per capirsi. Quindi dovete pensare soltanto quello che casca, spina un motorino, se passava un motorino, che succedeva? Pensateci a queste cose. Cioè, tutto rispetto, le altre città sono fondamentali. Secondo me si può mettere in ogni strada un albero, perché ce n'è dimensioni da 5 metri fino a 50. Basta capire quello che abbiamo di spazio a disposizione e non illudersi su cose che fanno parte dei sogni ma non della realtà. Questo è molto importante. Come si vota? Già che ci siamo, si illustra, taglio di ritorno e speronatura, cioè sostanzialmente il taglio di ritorno mantiene la fisionomia del ramo, riducendolo, si può fare come si vuole. La speronatura è quella che vedete normalmente, quando si taglia si lasciano degli speroni sui capitozzi. Diradamento, cioè si leva un ramo ogni tot, o si levano più rami ogni tot, riduzione della chioma e la capitozzatura. La capitozzatura è, nel modo ordinario di ragionare, quei tagli bruttissimi che purtroppo fanno dappertutto, nelle quali si interviene proprio sulle branche principali sostanzialmente. Molti autori considerano capitozzatura anche tutti i tagli internodali. Secondo me si fa un po' di casino. Chiamiamoli internodali quando si fa una scimatura, si fa una speronatura, chiamiamoli col suo nome di capitozzatura quello che noi siamo abituati a immaginarci, cioè questi tagli grandi sulle branche principali in cui praticamente la pianta cessa di essere sostanzialmente una pianta. E che non hanno senso, ve lo dico subito, non hanno senso. Possono avere soltanto un senso, ma si entra su altri discorsi di tipo impedimenti, di tipo non te lo fanno fare, insomma, no, se allora dice, ma io voglio essere tranquillo, fa questo e chiuso l'argomento. Però, onestamente, qui, vabbè, sa che devo aver rimesso due volte la stessa cosa. Ecco, bisogna proseguire con la WTA, bisognerà piantare nuovi alberi di dimensioni e maturità idonea a distanze manfatte. A distanza adeguata alle reti tecnologiche, questo è molto importante, perché è inutile addossare una pianta, perché da quella parte non ci cresce le radici, è inutile fare, perché le foglie sono 100 cm, da quella parte le radici non vanno, e quindi avrete mezzo apparato radicale, questo è importantissimo. Poi, ha caratteristiche teologiche, ma questo per fortuna, oddio, ho visto dei cercisi di vasto, non so come gli andranno a finire, ma insomma, però insomma, onestamente qui questo non esiste, questi errori, non ci sono, devo essere sincero. Potare con cadenza regolare, bisogna considerare che ormai sono piante, sono state prese in considerazione e quindi vanno potate ogni 3 a 6 anni sostanzialmente. Poi va visto anche quanto crescono, ecco, io vi do questo ora, però onestamente vanno viste. Poi durante i lavori vanno protette le piante, non è che si può arrivare con un colpo, si sbucciano mezzo, insomma, e si vedono non soltanto qui apparati radicali mangiati, no? Io si è dovuto buttare giù in un posto perché non c'era più apparato radicale, era una taglia magnosa. Quindi c'è niente da fare. E poi tenere presente qual è la durata. Ora, qui ci sono delle distanze, queste sono tecniche, sono riprese ovviamente da lavori universitari, sono cose tradotte in modo che possono essere utilizzate dai tecnici che fanno i lavori. Che poi se no ci sarebbe il discorso quant'è il diametro di una pianta moltiplicato per un coefficiente, insomma diventa cose un po' complicate, ecco, detto tra noi. Comunque queste sono delle distanze che devono essere prese in considerazione, quindi non c'è soltanto la distanza al fabbricato. Se voi guardate piante di piccola grandezza, e poi sono buona parte delle piante che io ho consigliato di utilizzare in queste vie, sono a distanza, possono stare, devono avere una distanza da 2 metri. Noi si parla di i fotoservizi spesso sono lì e i fabbricati sono a 3 metri, non è che sono tanto più là, come se preso a cordella 3 e mezzo, qualche volta neanche quello, 1 metro, insomma. Però si può anche essere un po', guardate, per arrivare a una pianta di prima grandezza bisogna essere distanti almeno 6 metri e cercare che lo sviluppo sia tutto nell'interasse. Non so se capite. Insomma, non è che è proprio facile in città, cioè ci sono, però sono ideali, strade organizzate in maniera più moderna di quello che si vede. La superficie permeabile è molto importante. Qui è stato evidentissimo, noi siamo andati a fare i tigli della miniera, non c'è una radice superficiale. I tigli
di tutti questi benedetti alberati delle città sono tutte le radici superficiali, perché è tutto impermeabilizzato e loro tirano a sfruttare al massimo tutto ciò che gli arriva, oltre a problemi probabilmente connessi a qualcosa che c'è anche sotto, intendiamoci, non c'è solo quello, poi andrebbe tagliato le larghezze di marciapiede, cioè queste cose non è che vengano scritte, non me le sono levate al capo, sono, fanno parte dei testi universitari di chi studia queste cose. Quali sono le piante che io consiglio? Come vi ho detto, c'è una sola pianta, ma non sei normale, vabbè, ed è il faggio. Perché? Ma perché, lo, perché è una pianta di prima grandezza, una pianta bellissima, voi la conoscete benissimo perché fa parte della montagna Miatina, c'è una quota, è tutto lui. Però effettivamente nel punto dove considero di metterlo, cioè sotto i tigli di, che consiglio, che propongo e che do come pianta, come opzione, sotto i tigli dello stadio, effettivamente il faggio ha delle possibilità di venire su, perché è una pianta sciafida. Allora, quando voi, tutto ciò che sta nell'intorno dell'alberata perimetrale dello stadio, lì si trovano situazioni di grande ombra, buio, non c'è nulla da fare. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna mettere delle piante resistenti che tollerano l'ombra. Fra le piante che tollerano l'ombra, che vanno bene per il clima di Abbadia, cioè abbiamo il carpino bianco e il faggio. L'ilex aquifolium non va bene perché non è un albero, non deve fare, non cresce proprio, quella parte del corso viale di ilex non mi passa neanche per antichiamo il cervello, io consigliabelo. Il leccio non va bene perché il leccio è una pianta mediterranea, messa anche al buio in quella maniera c'è il rischio veramente che non duri nulla, se non so, tra l'altro il leccio è una pianta che costa tantissimo, quindi è una delle piante che costa di più a parità, quasi il doppio a parità di dimensione rispetto alla caducifoglia di cui si sta parlando, e quindi sostanzialmente abbiamo queste due, e dove farò vedere più o meno come dovrebbe venire, ovviamente sono dei rendering fatti dal mio collega Marco, e vediamo che viene fuori. Poi abbiamo consigliato 5 piante, sostanzialmente sono 5 piante che per caratteristiche climatiche ed afiche vanno benissimo, e vanno bene anche per dimensione. Tra l'altro sono piante che, avendo fioritura, un forte viraggio autunnale, ed essendo caducifoglie, secondo me, e tra l'altro con frutti che hanno anche, sono belli da vedersi perché danno colore, secondo me potrebbero andare. Le dimensioni soprattutto sono quelle giuste, cioè sono piante comunque non crediate, sono alberelli, sono piante di 10 metri, 10 metri sono pochissimi in mezzo alle case, ma non sono, tolto qualcuna, non sono piante a grandissima chioma, quindi non dovrebbero creare problemi, o comunque se li creano sono estremamente contenuti con i fabbricati che qui ci sono. Questa è via Wozzi, quindi avete il piano stato attuale, questa è fatta a agosto, verso primi di settembre, insomma, in cui vedete questa parte qua del viale, qualcosa si lascia perché le piante stanno bene, però vedete che piante, queste piante, ecco, questa è un'altra cosa importante, queste non dovevano arrivare, ve lo dico chiaro e tondo, perché queste piante entrano, si chiamano fuori sagoma, entrano nella viabilità, e infatti sono tutte picchiate. Queste piante non vanno bene, perché se ci passa un camion fa danno alla pianta e fa danno a se stesso. Sono piante che onestamente per i codici della strada non dovrebbero essere lì. Comunque ci sono, andiamo avanti. Comunque alcune parti di queste piante vanno tolte, andrà rimesso cosa? E in questo caso chi è la proposta? Nei carpini fastigiati oppure nei faggi? Queste sono le due ipotesi di come potrebbe, chiaramente nel momento giovanile, poi crescono. Non è che non crescano, carpi è una pianta che in natura arriva a 20 metri, però ci arriva lentamente, e in città, io onestamente più di 15 metri non l'ho mai vista, si ritorna a quelle che si rammentava gli anzi. Questa è l'ipotesi di via Sabatini, prima con, come adesso, come diventerebbe con il sorgo degli uccellatori, qui è senza fiori o senza i frutti, come diventerebbe con il carpino, con il Pirus calleriana, Chantecler, che va benissimo, una pianta che non crea problemi di nessun tipo, non puzza, cioè sono tutti sogni, insomma, come tutte le rosacee ha un odore definito dei fiori, sbagliato, voi prendete fiori di bianco spino, non è che siano proprio in odori, insomma, però c'è, cioè, chi piace e chi non piace, fa parte degli odori, però è anche momentaneo.
sono 5 giorni, non è che poi sia chissà quanto. Anche perché questa invece sarebbe con il ciliegio, col prunus serratula, e questo, sì, va bene, si è fatto col prunus serratula. Con il anche il melo ha caratteristiche abbastanza simili, melo da fiore ha caratteristiche abbastanza simili al ciliegio, dovrebbe venire bene perché siete in quota alta, freddo, quindi anche le gommose sono molto contenute, mentre per il Sorbus dorminalis o ciavardello, lo conoscete, fa questi fiori bellissimi, ha queste foglie lavardate meravigliose, insomma, una pianta, secondo me, ora non vi si è fatti rendere, che vi si è fatto di alcune, insomma. E quindi queste sono idee importanti. Guardate, queste sono le durate degli alberi, per cui, come posso dire, si vota poco, cioè concettualmente spostare la spesa nella scelta della pianta, creare un luogo di impianto ottimale, dare tutte le garanzie perché le piante possano venire, cercare di toccare il meno possibile, perché le potature, voi avete capito, andiamo verso tagli piccolini, andiamo verso tagli frequenti, cioè tutto perché la pianta non debba presentare tessuti privi di corteccia, quindi nudi, agli agenti biotici, funghi, che sono gli antagonisti della salute stessa della pianta. Queste sono delle durate consigliate, fanno parte anche di alcuni regolamenti del verde di alcune città, sono condivisibilissimi e sostanzialmente, per quella è la mia esperienza, vi posso dire che molte piante arrivate a quest'età effettivamente sono da sostituire, perché la durata di una pianta in ambiente cittadino non è uguale alla durata della pianta in ambiente naturale. Ora, come sempre, questo è un consiglio, non è che noi abbiamo dato seguito a questo, cioè posso dirvi che le 100 anni delle piante di via Roma si fanno degli interventi perché possano nella tranquillità delle persone poter continuare a vivere tanto, lo dico francamente. Però diciamo, questo non è un discorso, diciamo, a consuntivo, questo discorso di durata, questo è molto importante, ma è preventivo, è una cosa diversa. Cioè, se si imposta prima questo discorso, si fa in modo che non si vengano a creare quei vuoti, quelle carenze di alberatura, che purtroppo quando poi si interviene d'urgenza, questo avviene. Quindi non è stato, come posso dirvi, una spada di ramo per la quale abbiamo rispettato nel proporre certi interventi, no, assolutamente, ve la illustro, perché è un qualcosa che va tenuto conto quando procederete alla sostituzione di parte di questi viali, perché nulla, cioè ricordatevelo, le piante come noi non sono eterne, questo levatevelo dal capo, insomma, non esiste proprio, e non sono queste le condizioni, non è l'ambiente urbano con la tutti i passaggi urbanistici che possono avere avuto, piazze, strade, le buche sono fatte per il passaggio dell'acquedotto, dei cavi elettrici, queste non sono certo condizioni per cui le piante possano arrivare chissà dove, ecco, questo è importante. Ecco perché viene consigliato, quando si mettono, sì, io metto il platano, però ricordiamoci, fra 100-120 anni probabilmente si dovrà sostituire. Dov'è che non si sostituisce? Dove le condizioni urbane tendono ad essere minori. Vedi, cioè, dei colli, ci sono piante di 160 anni, stanno bene, nessuno le tocca, nessuno gli viene in mente di levarle, tanto per capirsi, ora qui sto parlando, ma tutto sommato gli stessi figli che sono vedete nella parte centrale, stanno tutt'altro che male, soltanto si capisce che siamo arrivati e bisognerà fare degli interventi molto cauti, molto delicati, al tempo stesso verificare che queste piante nelle loro porzioni siano ancora resistenti, perché a 15 metri onestamente non lo so dire. E quindi si demanda alla persona che va su, e in questo modo voi potete stare tranquilli, avere un'ombra costante, perché spesso volte dopo le potature non c'è ombra, e questa è un'altra cosa poco piacevole, e quindi cercare di coniugare ogni situazione perché possa essere la migliore. Esistono
come vedete, anche dei documenti di difesa degli alberi, e non è che noi non ci prendano, cioè io li prendo sempre in considerazione, però a me interessa che le persone non si facciano male, perché è tondo, sono onestamente le cose. Questi dovrebbero essere rispettati sempre, durante tutto ciò che dovrebbe essere d'ora in poi, perché poi alla fine è dalla fine degli anni 80, dall'inizio degli anni 90 che si ragiona in questi termini nei confronti degli alberi, prima effettivamente venivano messi perché sicuramente, ecco, spesso e volentieri era per bellezza, più che per le funzioni che effettivamente hanno e che sono tantissime e importantissime. C'è un libro recente fatto dal Ferrini che l'elenca, e indubbiamente, insomma, è anche una lettura tutto sommato piacevole, da poter, soprattutto su tante cose effettivamente si sapevano, sono studi fatti da Gellini verso la metà degli anni 80 e anche dopo, ma effettivamente sono confermati. Io vi ringrazio.